Buongiorno a Genova a Diego Fusaro, buongiorno. Filosofo. Insegna, filosofo, esatto. Filosofo, insegna filosofia. Allora, questo movimento pagherà un prezzo alto, come alcuni sostengono, da tutto quello che sta accadendo in questi giorni a Roma, oppure no? Oppure vincerà, diciamo così, la teoria fino all'altro giorno? Ripeto, fino all'altro giorno, perché oggi, insomma, le cose sembrano un po' cambiate. Di Battista che dice e questi sono appunto i poteri forti, o comunque sono tutti i meccanismi che si sono messi in moto contro di noi perché hanno paura di noi e quindi proveranno a buttarci giù. Ma dunque, due considerazioni svolgerei. In primo luogo, trovo francamente poco appassionante tutto il discorso sulla corruzione e la legalità. Certo che è giusto combattere la corruzione e la legalità, ma la corruzione e l'illegalità in questo caso riguardano la società stessa in cui viviamo. Cioè, la lotta contro la corruzione spesso finisce per svolgere una funzione apotropaica, ci fa credere che sia corrotto e illegale il singolo individuo che agisce e ci fa perdere di vista il fatto che corrotta e densa di contraddizioni è la società stessa in cui viviamo, la società capitalistica in cui per legge una banca può portare via la casa a un cittadino, la società capitalistica in cui i trattati europei tutelano le grandi banche e non i cittadini, ancora una volta e così via. Seconda considerazione, io già dissi da tempo che non appena avesse vinto il Movimento 5 Stelle a Roma, per ciò stesso si sarebbe scatenato l'inferno contro di esso. Lo dico non da militante del 5 Stelle, da osservatore esterno, da filosofo della politica, se volete, per il fatto non soltanto che storicamente sempre chi amministra Roma ne esce scornato, ricordiamo qui già ricordato poc'anzi Marino, ma anche Alemanno e così via, ma proprio in ragione del fatto che quello era il banco di prova decisivo per compiere un attacco ai danni del 5 Stelle. Quindi era naturale che si arrivasse a questo esito. Con questo naturalmente non giustifico il caso specifico di corruzione, che è anzi giusto perseguire perseguitare senza remore. Dico però che da questo caso si parte per sferrare un attacco incondizionato al Movimento 5 Stelle per destabilizzarlo, delegittimarlo e in qualche modo per far passare l'idea che esso sia come tutti gli altri, ecco, sia corrotto quanto gli altri. In fondo da Mani Pulite in poi sappiamo bene che i colpi di Stato, o più in piccolo le destabilizzazioni, utilizzano sempre questo strumento della disonestà, dell'illegalità, per appunto destabilizzare, tirare giù in molti casi chi è al potere. Il 5 Stelle deve, a mio giudizio, andare avanti dritto per la sua strada, chiaramente rimuovendo le persone che hanno commesso l'illecito e però portando avanti la propria politica. È chiaro che il 5 Stelle è inviso non soltanto ai poteri forti, ma anche ai partiti alleati servilmente dello status quo, in primis il Partito Democratico. Il 5 Stelle ha avuto il coraggio finora di indicare come nemico principale il capitale finanziario. Il 5 Stelle ha avuto il coraggio di prendere posizione contro l'Unione Europea dei trattati e quindi è evidentemente scomodo. Non voglio fare l'elogio del 5 Stelle. Posso però dire che sul mercato elettorale probabilmente è meno peggio rispetto a molti altri movimenti che, come dicevo prima, sono servilmente posti in maniera genuflessa al cospetto dell'ordine politico dominante. È un po' curioso anche, permettetemi di dire, che alcuni esponenti della sinistra oggi facciano l'elogio del legalismo e della legalità della società capitalistica che fino agli anni passati indicavano come degna di essere rivoluzionata. Dei nemici dell'ordine capitalistico sono diventati i più fedeli cani da guardia del medesimo. Solo per precisare, ma non c'è nessun caso di Cioè, corruzione in questa vicenda. quando si parla di illecito, ancora Sì, diciamo che è certo. tutto da In dimostrare, non è generale. che devono, cioè, No, stiamo perché nella facendo. difesa poi diamo l'accusa più grave che in No, questo momento nessuno infatti. sta facendo la Muraro né è contemplata in questa vicenda giudiziaria. C'è Però detto questo, un altro Fusaro, tipo ecco, di detto che reato. Come l'illecito dicevo dovrà poc'anzi, io non essere accertato intendevo. eventualmente da chi fa questo mestiere, quindi dai magistrati, io le chiedo, in tutta questa vicenda, c'è un elemento di autocritica che il Movimento 5 Stelle deve fare? Ci sono degli errori, che sono stati fatti oppure no? Appunto, è solamente una guerra che si è Certo. scatenata attorno a loro e attorno alla loro forza. Non vorrei essere frainteso, io sono il primo a dire che deve essere punito a norma di legge chi ha commesso l'illecito. Dico però che bisogna fare attenzione a non utilizzare questo caso
come strumento per delegittimare un intero movimento politico, il quale movimento politico ha il dovere di fare autocritica senz'altro e dirò di più, ha il dovere anche di rimuovere nel caso specifico, qualora sia accertato l'illecito, colui o colei nel caso specifico che l'ha commesso. Quindi su questo ça va sans dire. Ciò detto, ricordiamoci che è in atto un uso politico del tutto, come anche è logico che sia, con cui si delegittima l'intero movimento, come è sempre stato e come occorre dire onestamente anche in questo caso. Cioè non vedevano l'ora, lo dico in maniera telegrafica e semplicistica, non vedevano l'ora che ciò accadesse per delegittimare un intero movimento politico che per la prima volta sta avvicinandosi alle sedi del potere e passando dalla fase di movimento rivoluzionario a partito di potere. Cusaro, io le volevo chiedere, le voglio chiedere proprio qual è però il suo parere davanti a questo virgolettato, perché è un'intervista che è appunto su Repubblica, lo dicevamo prima, della Raineri, e racconta di come Muraro le dice che è indagata. Mi disse che aveva saputo di essere indagata e che voleva valutare l'opportunità di andare a parlare con il PM per caldeggiare l'archiviazione. Io la sconsigliai, ricordo di averle detto subito, a Milano queste cose non si fanno, quindi aggiunsi che si trattava di una mossa controproducente. Se dopo averla ascoltata il PM non avesse archiviato, questo avrebbe aggravato la sua posizione. Al colloquio era presente anche la sindaca. Queste sono parole pesanti, insomma, perché è la Raineri che racconta proprio delle intenzioni della Muraro, che tra l'altro appunto andare da un PM, lei dice a Milano queste cose non si fanno, a Roma vedi un po' tu, insomma, però diciamo che in queste parole c'è molto. Ecco, a leggere, diciamo così, di questi racconti, a un'intervista, lei che ne pensa? Cioè, fanno rabbrividire assolutamente, non sono certo i primi che sentiamo, devono essere condannati fermamente e quindi è giusto che vengano trasmessi, commentati. Dopodiché è anche curioso, sappiamo tutti come funziona la macchina giornalistica e il circo mediatico, vengono sottolineate queste frasi, giustamente ci sono state reazioni e vengono presentate come se quello fosse l'operato di un intero partito, di un intero movimento. Invece io tendo a ripetere, come già ho fatto poc'anzi, che occorre condannare senza remore il fatto specifico senza utilizzarlo per infangare un intero movimento o partito che sia. È chiaro, il fatto stesso che ci siano intere trasmissioni dedicate a questo aspetto specifico è la prova evidente, a mio giudizio, mi permetto di ribadire, che siamo al cospetto di un'opera di linciaggio mediatico ai danni del Movimento 5 Stelle. Dico solo questo e chiudo. Mi ha insegnato Antonio Gramsci, che non era del 5 Stelle, peraltro per ovvie ragioni, il fatto che quando occorre da parte politica sottoporre a una delegittimazione un'altra parte per rimuoverla, si prepara prima l'opinione pubblica, di modo che un partito, in questo caso democraticamente eletto a Roma, senza più il sostegno dell'opinione pubblica, possa essere rimosso in maniera non democratica. Allora, Fusaro, lei voleva aggiungere qualcosa prima della pubblicità, ma le chiedo anche su questo, insomma, su questo, sull'importanza, sui consigli, loro dicono che sono solo consigli da parte di questo studio San Marco dove la Raggi ha lavorato e ricordiamo, insomma, anche qui c'era stata una pagina in cui aveva omesso di aver lavorato per questo studio. Prego. No, per lo studio San per Marco. Per lo studio San Marco, per dunque, Previti, su queste cose ovviamente... Sì, non essendo io interno al Movimento 5 Stelle, ripeto, posso saperne quanto ne sapete voi, quindi come osservatore esterno, e dico che la vicenda è piuttosto grave, nessuno vuole negare questo ed è giusto metterla in rilievo. Fermo restando, ripeto, ribadisco questo concetto infinitamente, che bisogna fare attenzione a non utilizzare questo caso specifico come arma, come cavallo di Troia per delegittimare un intero movimento. Sono d'accordissimo, questo volevo aggiungere prima con quanto detto da Stefano Fassina, è vero che essenzialmente dal 92 ad oggi vengono sempre utilizzati questi casi che ci sono ed è giusto condannare come strumenti per fare opera di delegittimazione di governi democratici o addirittura nel caso di Mani Pulite veri e propri colpi di Stato extraparlamentari e giudiziari. Quindi d'accordissimo su questo aspetto e la stessa cosa che dico oggi del caso 5 Stelle la dissi a suo tempo sul caso Marino, che fu esattamente
attaccato su queste basi per essere delegittimato. Sul caso della menzogna in politica bisognerebbe aprire un capitolo a parte e si entrerebbe nella a me cara materia della filosofia. La politica utilizza spesso la menzogna, la utilizza in forme spesso ignobili, talvolta non ignobilissime. In questo caso specifico è giusto dire che c'è stata una menzogna e che un partito che ha utilizzato l'arma dell'onestà come propria bandiera deve oggi poi pagarne le conseguenze. Ecco, chi di onestà fa la propria bandiera deve poi rispondere qualora tradisca il proprio mandato. Si vuol far finta che questo tema non esista? Io posso capire che Fusaro insista nei suoi interventi nel dire che tutto questo non deve delegittimare. Vorrei anche però, Fusaro, con tutto il rispetto, siccome lei lo ha ripetuto più di una volta, che non passasse l'idea, almeno per quanto mi riguarda, che il 1992 e l'indagine di Mani Pulite sia stato un colpo di Stato. Perché se lo continuiamo a ripetere... Certo che lo è stato. Bene, questa è la sua opinione ed è chiaro ed evidente, ma siccome io sono in trasmissione con lei e lei lo continua a ripetere, io vorrei che fosse chiaro che questa è la sua opinione e che questo paese, ha un debito. Se posso, poi ci sono stati eccessi, scusami Fusaro, non ti ho mai interrotto perché sennò non ci capiscono a casa. Questo paese ha comunque un debito, vedo naturalmente gli eccessi e i limiti dell'azione giudiziaria, che però sono figlie di una politica debole, perché se la politica non arriva prima non resta che la magistratura. Ma noi abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti della magistratura in questo paese, perché se abbiamo potuto scoperchiare situazioni di profonda corruzione, di schifo nel sistema della gestione pubblica, e per chi come me, e posso dire come Stefano Fassina, ritiene che l'onestà non si urli andando sui gradoni del Campidoglio, ma la si pratichi ogni giorno, va bene, per persone come me, va bene, per me c'è un debito di riconoscenza, e continuare a ripetere che c'è stato un colpo di Stato e che quindi conseguentemente tutte le azioni della magistratura sono, diciamo, da valutare con un occhio attento perché potrebbero esserci dietro dei complotti, francamente, Fusaro, io non lo condivido. Perché questo è un paese che purtroppo per estirpare la corruzione in una situazione in cui la politica è debole e in cui movimenti come il Movimento 5 Stelle, che anni che ci racconta onestà onestà, che ci racconta la loro diversità, alla prima prova significativa di governo, in 75 giorni fanno cose che nessuno di noi avrebbe immaginato in termini di opacità, in termini di bugie, io credo che nessuno li voglia delegittimare, ma non si può neanche dire che messi alla prova, e loro hanno dichiarato a Roma votateci perché ci metterete alla prova. Bella prova, ragazzi. Fusaro, e poi voglio chiedere una cosa a Cuzzocrea. Posso rispondere? Sì, prego. Rispondo perché vi è molta confusione su Mani Pulite. Mani Pulite, io dico essere stato un colpo di Stato giudiziario in ragione del fatto che la sua unica funzione è stata quella di distruggere una prima repubblica, certo corrotta, ma che aveva il primato dei diritti sociali, aveva una sua sovranità nazionale democratica, e Mani Pulite è servita ad aprire il ciclo delle rivoluzioni liberiste, a mettere su Silvio Berlusconi prima, poi Massimo D'Alema, cioè governi di centrodestra e di centrosinistra interscambiabili, ultraliberisti, con la stessa visione del mondo. Mi spiace che a fare l'elogio di Mani Pulite siano personaggi che arrivano anche dalla sinistra, che non hanno capito che nell'elogio di Mani Pulite stavano o stanno tagliando il ramo su cui erano seduti, perché a vincere da Mani Pulite fu esattamente il nemico storico, cioè il capitale finanziario che si aprì alla sua liberalizzazione assoluta. Come del resto il secondo colpo di Stato l'abbiamo avuto nel 2011, si chiama governo tecnico Mario Monti, un colpo di Stato giudiziario. Occorre fare opera di revisione storica su queste cose. La grande narrazione che Mani Pulite fu una grande cosa, una prova di onestà, è una grande narrazione, appunto, ed è compito di chi sappia far valere uno sguardo critico mettere in discussione queste grandi narrazioni che invece sono oggetto di agiografia e non di interrogazione allora, storica. Allora, questa critica è la sua precisazione. Fondamentale. Tornando... Posso solo fare uno spot? Vorrei solo dire al professor Fusaro che quella narrazione è esattamente alla base del successo del Movimento 5 Stelle. Ah, certo. È nato, il Movimento 5 Stelle è nato sulla base di quella narrazione di Mani Pulite come grande operazione di ricostruzione morale del paese. Quindi delle due l'una. Cioè, noi viviamo oggi un clima di antipolitica che è nato, ma non per colpa della magistratura, su questo bisogna essere precisi, ma per l'uso che è stato fatto
di quelle indagini che anch'io credo fossero corrispondenti alle necessità. Per colpa anche un po' della politica che ci ha messo tanto del suo. Assolutamente, assolutamente. Ripeto, Berluso che ne è stato... Ha ragione Fassino. L'antipolitica nasce nel 92. Il Movimento 5 Stelle, se non fosse per quella narrazione, non vi sarebbe. Se fosse prevalsa l'analisi che lei fa e che io in qualche misura condivido, ma non perché è stata causata dalla magistratura, ma per l'uso che ne è stato fatto, il Movimento 5 Stelle non ci sarebbe. Certo. Se in questi anni avessimo parlato di diritti sociali, di liberismo, di cessione di sovranità e tutti i concetti che richiamava, oggi avremmo il panorama politico occupato da altri soggetti, non da chi ha fatto di quell'evento la sua fonte di legittimazione. Allora, utilizzabile per eventi sportivi, l'ha restituito al Comune di Roma nel 2014, non nel 2011 quando ha smesso di utilizzarlo. E quindi cerchino all'interno del CONI chi ha combinato questo pasticcio e perché non l'hanno utilizzato. Poi adesso ce l'ha il Comune di Roma, potrà anche trovare i soldi per farne qualcosa, magari c'è qualche sponsor che ha idea per fare, per fare qualche cosa, va bene, si faccia. 6 milioni di euro per rimettere a posto quel bene lì. Assolutamente, ci sono progetti. Uno è relativo alla Lazio, all'ospitalità, all'utilizzo dello stadio per dedicare lo stadio alla Lazio, ma ci sono altri progetti che riguardano l'utilizzo di quello stadio per eventi di carattere musicale, di carattere per grandi spettacoli. Quindi non ha quel luogo collocato nella collocazione che ha, ha straordinarie potenzialità. Ovviamente c'è bisogno un'amministrazione che si faccia carico non dei 6 milioni, ma si faccia carico dei progetti. Dice Fusaro, Esposito, faccio io da tramite Fusaro perché ho già capito il suo pensiero con tutti i problemi che ci sono. Andiamo. Con tutti i problemi che ci sono, voglio dire, diamo la priorità ai senza tetto, agli italiani che versano in miseria. È molto bello ovviamente dare spazio agli stadi, creare panem et circenses e così via, però permettetemi di dire una cosa di sano buon senso: occorre anzitutto occuparsi della comunità in maniera solidale, degli italiani che non hanno più un tetto, che sono stati privati della casa, che faticano ad arrivare a fine mese. Sembra un discorso molto semplice, è bene però ricordarsene che qualcuno lo faccia. Esposito, questo era però tanto per dire e per mostrare.